sostanzialmente ci aspettiamo un gran concerto. Un concerto fatto da 10 band che si alternano su due palchi, uno interno all'anfiteatro romano e un altro esterno. E quindi tanta musica, ma veramente ore e ore di musica non stop, che rappresenta in parte appunto il nostro territorio. Molte band vengono dall'area ternana, qualche band dall'area dal Perugino, e poi ci sono gli headliner, quindi gli Zen Circus, e adesso posso anche annunciare, perché tanto ormai siamo in conferenza stampa, posso annunciare Sveglia Ginevra, che sarà l'headliner del Party Stage, che è l'altro palco, quello appunto nell'area verde vicino all'anfiteatro. E siamo mega contenti, ci abbiamo messo 9 anni, perché l'idea si era da subito, no? L'idea di come che spacca nasce con l'idea di essere un pochino rappresentativa di quello che è il contesto culturale, o perlomeno il sottobosco musicale nel quale ci siamo formati anche noi, proprio tutti i ragazzi dell'associazione, e quindi c'era l'idea sin dalla prima edizione, ma ce l'abbiamo fatta 9 anni dopo. Quindi comunque organizzare gli eventi è bello tosto, è molto difficile, dovevamo allenarci, far crescere le spalle, ora abbiamo le spalle un pochino più larghe e quindi ci siamo permessi di avvicinarci appunto a Terni, anche consci del fatto che non arrivavamo qui da soli, qui ci sono i ragazzi del Barabai che ci hanno dato una mano gigantesca, tutti i ragazzi appunto che gestiscono le macchine celibi, che gestisce l'area dell'anfiteatro, che ci hanno proprio veramente aperto le porte, ci hanno aiutato, ci hanno messo in comunicazione con tanti ragazzi che non conoscevamo, che organizzavano eventi qui. E quindi in più il comune ci ha dato una mano, c'era la fondazione Carit, la regione ci ha dato una mano, gli sponsor, c'è Master Birrai che ha investito anche su Terni, così anche Coop Centro Italia, quindi gli sponsor che erano con noi a Perugia sono arrivati anche su Terni. E quindi vuol dire che veramente si sono uniti gli astri e c'è la voglia di spingere musica contemporanea anche in quel di Terni, e siamo contentissimi, siamo proprio felici di questo risultato.